Ok, ciao a tutti ragazzi, sono qui per parlarvi sempre di soft air. Soft air, eccoli qua. Oggi, in particolar modo, eccoli qua. Sul mio letto c'ho tre fucili d'assalto. Perché oggi parleremo di come scegliere la nostra prima replica. Oggi parliamo insieme di come scegliere la vostra prima replica. Allora, scegliamo la nostra prima replica. Allora, ci sono svariati modelli di fucili d'assalto, mi raccomando. Una cosa che sconsiglio vivamente da scegliere il vostro primo fucile è questo qui. Vi sconsiglio vivamente di cominciare a prendervi come prima replica, ad acquistare come prima replica un fucile da cecchino, uno sniper, un fucile da sniper. Come prima replica vi sconsiglio il fucile da cecchino, fucile col bolt action, un fucile sniper col bolt action, e vi sconsiglio anche i fucili sniper semiautomatici. Vi sconsiglio qui come prima replica un fucile sniper col bolt action a molla e dei fucili sniper semiautomatici. Quelli ve li sconsiglio. Allora, va sempre iniziato prima, come prima replica, si inizia sempre. Come prima replica si inizia dal fucile d'assalto, quello lì, il classico fucile d'assalto, quello lì col selettore singolo e raffica. Si comincia sempre da quello, perché chi vuole giocare a soft air si inizia prima dal ruolo d'assalto, e poi se si vuole una volta imparati a giocare a soft air nel ruolo d'assalto, si può iniziare, chi ha un minimo di esperienza, può iniziare anche a provare la modalità sniper. Può iniziare anche, solo chi ha un minimo di esperienza, può iniziare anche con un fucile da sniper. Che questo si potrà comprarlo come seconda replica, può comprarsi semplicemente un fucile da sniper, ma come prima replica è meglio un fucile d'assalto. Ci sono diverse piattaforme, ci sono da quelli più compatti a quelli più ingombranti. Ovviamente tu tenete presente quei cinesoni da 100-120 euro, quelli lì della Jin Kong o Golden Bob, quelli della Cima, tutti quei cinesoni di marca. Per esempio, la batteria e il caricabatterie che vi danno, che escono col fucile, ve le regalano la Cima e la Jin Kong. Quelle batterie là e quei caricabatterie là ve le regalano. La fabbrica ve le regalano assieme al fucile. Allora, mentre se comprate arti marchi, ma i cinesoni di marca, ovvero i low cost di marca, per iniziare vanno bene. Ma se vi volete avvicinarvi proprio al mondo del soft air, potete benissimo comprare anche un fucile professionale, un fucile elettrico che costa dai 150 euro in su, come vi ho spiegato, dalle fasce di prezzo e così fare. Però si comincia sempre da un modello in polimero, e poi se volete potete iniziare anche con un modello. Poi, come seconda replica, potete usare un fucile d'assalto full metal.
Allora, per esempio, il FAMAS non ve lo consiglio di tanto perché il FAMAS assieme allo Stierhaug sono due fucili d'assalto bullpup, quelli lì che hanno l'impugnatura davanti e quelli che si inseriscono il caricatore da dietro, ma questi sono un poco strani esteticamente da come comprarli e da come sono fatti loro interni dentro. Quindi, di conseguenza, per questo non vorrei comprare della mia collezione i fucili bullpup come il FAMAS e come lo Stierhaug. Quindi prendo, perché sono più complessi e complicati, prendo semplicemente i fucili con la piattaforma semplice, con quelli semplici, va? Allora, l'MP5 Curs della Well non so, perché anche perché quello, l'MP5 Curs della Well è a green gas, come ben sapete è un fucile, è un mitra green gas, quindi anche quindi volendo può essere utilizzato come arma secondaria. Poi, se vi piace l'MP5 Curs, c'è, per esempio, c'è l'MP5 Curs della Galaxy, che però costa pochissimo, l'MP5 Curs della Galaxy costa solamente 70-80 euro, ma ragazzi, quello va bene solo come arma secondaria col cecchino, perché un modello così che costa solo 70-80 euro può essere utilizzato come arma di backup ma non come arma primaria, anche se poi tutti i fucili elettrici portano tutti quanti l'attacco mini Tamiya, il classico attacco Tamiya da Tamiya Large, sono passati tutti a mini Tamiya. Prima portavano l'attacco Tamiya passo grande, ma adesso portano l'attacco Tamiya a passo piccolo, perché sui modelli vecchi portano l'attacco Tamiya a passo grande, tipo per esempio c'è l'MP5 A4 della G&G, quello lì in plastica, che porta ancora l'attacco Tamiya a passo grande. Quindi per quello o comprate le batterie che hanno l'attacco a passo grande, a Tamiya passo grande, oppure vi comprate delle batterie con l'attacco Tamiya passo piccolo, però dovete comprarvi un riduttore da passo grande a passo piccolo, e quindi è un po' difficile se avete l'MP5 A4 della G&G, che va benissimo, quello col blowback pneumatico. Poi i termini di MP5, cioè abbiamo i classici MP5, quelli lì con la configurazione A4 e A5, i classici, che praticamente c'è, cioè l'MP5 A5 può essere anche convertito in A4, per esempio c'è, cioè l'MP5 A5 esce con il calcio collassabile, questo qui, poi può essere montato anche un calcio retratile, quindi lo pieghi dal lato destro e fate così, oppure il collassabile classico dell'A5, oppure mettete quello fisso per convertirlo in A4. C'è in particolar modo un semplice modello, il CM027 della Cima, che è semplicemente semplice da usare, è fatto tutto in polimero. Poi c'è, se lo volete full metal, c'è il CM041 della Cima, quello full metal, ci sono due modelli, c'è il CM041 che è quello full metal non scarellante, poi c'è il modello CM049 che è full metal ma scarellante. In piattaforma di MP5 ci sono svariati modelli, i caricatori sono abbastanza notevoli e di conseguenza l'MP5 ma non ce l'ho e quindi non ve lo posso far vedere, oppure potete scegliere anche uno più compatto come l'MP7. L'MP7, ma non quello, io ho quello lì della Well, che però di quello lì può essere utilizzato solo come arma secondaria col cecchino, ma non come arma primaria. Se lo volete utilizzarlo come arma primaria costa di più, cioè ho quello lì a green gas della UFC che lavora con Umarex, e c'è anche quello elettrico della UFC che lavora con Umarex, che hanno la gittata di un normale M4,
gearbox interni di un normale V4, ma questo c'è agli interni di una pistola elettrica, di un gearbox agli interni di una pistola elettrica, quello della quella. Poi ce ne sono svariati modelli, vi ho spiegato il FAMAS, lo Steyrhaug austriaco, poi ci sta anche il SIG 552, poi ci sta anche il G3 SAS, che più in là lo prenderò, il G3 SAS me lo prenderò. Poi ci sta anche l'MP5, che me lo devo riprendere. E poi ci sta tutti i fucili, ovviamente, quelli low cost, i low cost di marca, che sono i cinesi neanche. Tutti escono con una batteria da 8.4 volts, 1100 mAh, che per iniziare va bene, però poi dopodiché questa batteria comincia a non funzionare bene, perché se come sapete le nichel metal idrato sono scarse, sono che perdono memoria, quindi vi consiglio appunto di comprarvi voi le batterie. Se vi piacciono le nichel metal idrato, compratene le nuove, ma non usate queste qui di serie, ma se volete, altrimenti comprate delle lipo che sono più performanti. Ovviamente su questi modelli qua solo lipo da 7.4, perché hanno gli interni, vabbè, hanno il gearbox in metallo, quindi in reggi in acciaio, ma hanno ma il motorino interno a questi modelli qui che ho io non supporta batterie molto potenti, per esempio le 11.1 non ci possono entrare. Però se ci fate un upgrade dove in cui potete mettere anche l'11.1 è diverso. Passiamo invece, quindi il consiglio sempre sulle 7.4, è più performante. Le 11.1 poi rischia pure di danneggiare gli interni di questi modelli qua, anche se hanno ingranaggi in acciaio. Passiamo delle piattaforme, altre piattaforme di fucili d'assalto, per poter iniziare come da averli come prima replica ed è iniziale. Allora, parliamo semplicemente di un G36, di piattaforma G36. Io vi posso fare vedere di piattaforma G36. Il G36 ovviamente è il classico fucile d'assalto tedesco, dell'esercito tedesco, di della famiglia Heckler & Koch, vedete, ha un selettore di fuoco ambidestro, quindi è sia per destri che mancini, ovviamente ha la leva dell'op-up, la leva d'armamento che ovviamente si tira indietro e si apre lo sportello per accedere all'op-up, in questo caso è sia ambidestra anche essa. Abbastanza notevole. Poi il G36, volendo, può essere il G36 può essere utilizzato a doppia configurazione, può essere sia utilizzato in ambito boschivo, il G36 può essere utilizzato sia in ambito boschivo con il calcio aperto, in questo caso può essere utilizzato sia in boschivo che in urban, che in ambito urbano, in ambito CQB per l'urbano si può utilizzarlo in questa configurazione qui col calcio chiuso. Col calcio chiuso si può utilizzarlo perfetto da poterci giocare in ambito urbano, mentre se siete in boschivo potete utilizzarlo normalmente con il calcio aperto. E questi sono i suoi caricatori. I caricatori del G36, ci sono pure svariati modelli, c'è questo più originale che è un maggiorato da 470 bb, che ne è uscito un secondo, scusatemi, è uscito un secondo che questo qui aggiuntivo purtroppo ha questo problema che non incastra, e per poterlo farlo incastrare devo dare una botta. E questo è il difetto non ce l'ha il mitra, ma ce l'ha proprio questo caricatore qua. Poi per estrarlo è una fatica, perché praticamente non è il mitra che ha il problema, è proprio questo caricatore che ha questo problema, quindi conseguenza. E questo è quello originale che
si può, sì, estrae bene. Sono tutti e due maggiorati i caricatori del G36. Poi c'è pure quello di monofilare, che però è prodotto da altri marchi. Poi ci sono anche i monofilari per G36, non è che ci sono solo questi qui maggiorati, ma ci sono anche i monofilari. L'MT5 può essere utilizzato sia in ambito boschivo che in urbano. Allora, in ambito urbano potete usarci il calcio collassabile della 5, quello allungabile, mentre per il boschivo potete benissimo montarci il calcio fisso della 4. Quindi l'MP5 può anche essere usato per l'ambito boschivo, ma sono tutti di doppia configurazione, urbano e boschivo. La sequenza molto bella. Il G3 SAS è una particolarità che c'ha anche è proprio da utilizzare come perfetto come ambito urbano, perché da utilizzare in urbano, perché non ha nemmeno il calcio dietro, quindi lo impugni così a mitragliatore, lo impugni proprio così a mitragliatore, e poi c'è il calcio, però ci si può montare un calcio dietro, magari il calcio del PDV e quant'altro. E poi c'è anche il suo calcio fisso. E poi ci sono anche poi come seconda piattaforma di fucili d'assalto che vi posso farvi vedere, sono gli AK. Sono gli AK, anche gli AK ci sono sia i più compatti e sia i più ingombranti. Allora, anche gli AK ci sono sia in ambito sia per il boschivo che per l'urbano. Allora, questo è il classico Kalashnikov, questo è il classico AK-47 della Jinkong, una replica economica, mi sono trovato bene, qualche volta devo attestarlo, anche l'AK-47 lo devo ancora attestarlo a lunghe distanze. Ho testato a lunghe distanze il G36 e l'M4, ma la K lo devo ancora testarlo alle lunghe distanze. Per esempio, il classico Kalashnikov, ho fatto questo qui, che è fatto in metallo esternamente, ha fatto esternamente in metallo, il body in metallo, il copri otturato in metallo, però finto legno, il paramano, il calcio, l'impugnatura, poi la K c'è sia, poi volendo c'è sbizzarrie, c'è anche l'RPK da proprio quello ingombrante, ma uno più compatto come la K. C'è l'RPK che può essere utilizzato, che è un DMR, mentre la K invece è un fucile d'assalto. E qui c'è la leva d'armamento che si apre, si va all'accesso che lo fa. Tutti gli AK hanno il classico selettore classico, qua in alto c'è sicura, al centro c'è la raffica e poi c'è il colpo singolo in basso a tutto, perché gli AK, come ben sapete, il fucile dei russi, quindi comincia, qua c'è la sicura, loro cominciano prima con la raffica e poi dopo con il colpo singolo. Loro in tal caso sparano prima con la raffica e quando sono più stanchi sparano con il colpo singolo, e quindi questo è il loro fucile. La piattaforma K è così come se lo vedo. Quindi in basso c'è colpo singolo, al centro è raffica, mentre in alto è sicura. Allora, c'è questo qui, il modello AK-47L, che è questo qui classico, che può essere benissimo utilizzato per l'ambito boschivo. E la batteria va messa nel calcio. L'attacco la mia. E ci vanno le batterie di tipo mini-type. Mentre nella versione S, quella lì con il calcio abbattibile, quella con il calcio reclinabile che si abbatte dalla parte inferiore, che quando lo chiudi è questo, così, e si chiude
la parte finale sotto al paramano, invece c'ha la batteria che si inserisce qui dentro, che nel modello S porta le batterie di tipo stilo, come gli AK74U e così via. I caricatori ci sono svariati modelli, ci sono anche i monofilari, però i monofilari per la K47 sono abbastanza introvabili, quindi in conseguenza ho due caricatori maggiorati. C'è quello lì, c'ho questo qui originale con la rotellina che ho maggiorato, vedete qua, maggiorato da 600 colpi con la rotellina, maggiorato da 600 pb, che si inserisce così, prima si inserisce la clina inclinato e si inserisce l'inclinato e si toglie da inclinato. E poi c'è un secondo caricatore che ovviamente è il flash mag, che entra anch'esso dai maggiorati, che al posto della rotellina c'ha la cordicella che mi carica in più rapido, però questo qui contiene 500 pb. Eccolo qui. Quindi questi modelli ci si può customizzare al vostro piacimento. Poi c'è anche la K74, quello con il calcio abbattibile, e poi ci sta tutte le piattaforme. Questi fucili sono della fascia che costano tra i 100 e i 120 euro l'uno, tra i 100 e i 120 euro l'uno, quindi di conseguenza di low cost. Va bene, per iniziare il miglior fucile per iniziare a giocare a soft air è il CM16 Rider della G&G, però non ce l'ho. Poi pure della Cybergun, poi ci sono tutti i modelli, poi ci sono quei i D-Boys, Cybergun, G&G e cose varie, però tutti in tanti sconsigliano semplicemente la Shima e la Jin Kong, non so perché. Allora, come altra piattaforma che si usa molto spesso anche nella realtà, è semplicemente, si tratta della, semplicemente di un M4. Di un M4A1, che c'è sia la versione CQB che la versione standard. C'è sia la versione in CQB che cambia la differenza, cioè sia cambia dalla differenza della canna, che può essere o lunga o corta. Quindi conseguenza sbagliati i modelli. Alcuni modelli di M4 hanno anche il selettore ambidestro negli ultimi che stanno uscendo. Questo è un semplice M4, la leva dello pappo si trova qua, e poi così, il classico sgancio del caricatore si trova qua, però hanno anche lo sgancio ambidestro, quindi di conseguenza si può customizzare a vostro piacimento. Ci si può sia mettere il paramano con i LIS, questa qui è la versione LIS, poi c'è la versione Carmine con il paramano liscio, che però non è detto che nel guscio non si può montare slitte, ci si può montare anche delle slitte anche sul modello Carmine. Invece io ho il modello LIS, modello CQB, decisamente io ho la versione, io ho la versione per l'assalto, non per il CQB, perché quello col CQB c'ha la canna molto corta, e ho la versione per l'assalto. Come alternativa, questa è perfetta per alcuni modelli per il boschivo, alcuni per l'urbano. Poi ci sta l'M4, ci sta anche la piattaforma M4 Stabi, che sarebbe molto più compatto dell'M4 normale. Poi ci sta anche l'M4 Shorty, ovvero l'M4 Stabi. L'M4 Shorty che può essere utilizzato come arma per l'ambito urbano, questo è più per l'ambito boschivo perché c'è la canna lunga, o la canna corta può essere per il CQB. Questo qui in particolar modo ha il calcio a stile crane,
Il calcio è quello lì a stile crane, quindi va messa qui la batteria e va messa la batteria per i calci crane. Mentre, eccoli qui, allungabile in varie posizioni. Questo praticamente è il più venduto, è un M4A1, perché tutti giocano molto spesso con un M4A1. A me la configurazione classica, quindi con il maniglione, questo qui che fa da tac e mira, questo qui è la configurazione classica. Selettore di fuoco classico Colt, sicura, colpo singolo e raffica. Questo qui io l'ho pagato solo 100, questo qui l'ho pagato in offerta, che il prezzo originale è il prezzo ufficiale. Questo qui l'ho comprato al semaforo al costo di 100 euro invece di 120, perché il prezzo originale è di 120 euro questo qui, e l'ho pagato e stava in offerta dal semaforo. Questo costava solo questo ce l'aveva 120, però c'aveva l'offerta che l'ho pagato solamente 100. Questo qui invece di 120 l'ho pagato solamente 100, quindi un ottimo affare. Invece di 120 euro l'ho pagato solamente 100 euro. Semplicemente si monta un gearbox, quindi reagi in acciaio, un gearbox anche se in metallo, sicuro, eccolo qui. E i caricatori sono molto facili da trovare, i caricatori per M4, cioè sia questi qui maggiorati con la rotella, da questo qui in tal caso da 350 colpi, che entra molto bene e si sgancia molto bene. C'è anche lo sgancio rapido che si estrae da solo, che fa tutto in ABS. Poi c'ho il monofilare che è fatto tutto in metallo, monofilare da 130 colpi, che si aggancia bene, però essendo che è universale non si sgancia da solo, quindi dovete tenere premuto e sfilarlo voi a mano, perché non è come un maggiorato che si sfila da solo, ma questo monofilare lo devi per forza sfilarlo tu. Mentre rispetto a quello maggiorato, perché quello maggiorato si sfila da solo, ecco tutto. Questo qui, noi non siamo, io purtroppo non sono amante dei bullpop, purtroppo io sono fatto così, non sono amante dei bullpop, quindi di conseguenza ho solo quelli semplici. Io non sono amante dei bullpop e non mi sta nemmeno a prendere, mi piace solo prendere quelli più moderni, ma non me ne vale la pena comprare i fucili molto notevoli, per esempio i fucili, le repliche di fucili storici, per esempio è un po' difficile che io mi compri i fucili storici, per esempio il Thompson M1A1, il Thompson 1928, poi l'MP40 che sarebbe il mitra della seconda guerra mondiale, ma con l'MP40 sto a comprarmi neanche l'STG44, ma cose varie. E poi costano parecchio i fucili storici. Thompson, anche conosciuto come Tommy Gun, è troppo costoso. Poi l'unico fucile che mi comprerò a breve, della replica di un fucile della seconda guerra mondiale, è l'M1 Carbine della GM, che si tratta di un fucile semiautomatico, di origine semiautomatico, però funziona a ripetizione manuale. Questo invece è elettrico.
comprano quello come replica della seconda guerra mondiale, perché è bello da vedere. Questo invece è un M4 e di conseguenza, ma vi sconsiglio, ma sui fucili d'assalto per esempio vi sconsiglio quelli che funzionano a green gas, perché sono troppo costosi e poi si rompono pure facilmente, si rompono facilmente perché sono troppo costosi, poi si rompono molto facilmente perché poi inoltre non hanno nemmeno interni, non ci sono interni da sostituire. Quindi i fucili a green gas, i fucili d'assalto, i mitra a green gas come di tipo M4 KG36 ve li sconsiglio proprio, perché costano circa 350, 400, 450, bisogna fino a 500 euro l'uno. Quindi i fucili li preferisco tutti elettrici. I fucili d'assalto li preferisco tutti elettrici. Però si può customizzarlo come volete, l'M4 è notevole. A me esteticamente mi piace anche l'M16, però ho deciso di prendere più l'M4 perché l'M4 è più versatile dell'M16, perché come potete vedere ha la canna un po' più, ha la canna più corta, il paramano più corto e un calcio allungabile. Mentre l'M16 invece, per esempio, tenete presente l'M16 Vietman, l'M16 Vietnam, mi piacerebbe averlo. Quello è molto lungo, il Vietnam. Ha il manghione fisso, c'è cioè il calcio fisso e poi c'ha la canna molto più lunga, perché quello è molto lungo, l'M16 Vietnam. Sarebbe un storico M16 Vietnam, sarebbe bello da avere. Però a me piace, mi interessano più i fucili d'assalto più compatti, non i fucili DMR, quelli lì. Il G3 SAS è un fucile d'assalto, mentre il G3 normale si tratta di un fucile DMR che spara il calibro più pesante. Di conseguenza, perché l'M16 è un DMR, perché in realtà spara lo stesso calibro, tutti i fucili d'assalto sparano tra il 5.56 NATO e il 7.62. Di conseguenza, come quelli veri sparano tra il 5.56 NATO e il 7.62 sovietico. Questi si individuano tra i calibri. E di conseguenza questi sparano ovviamente tutti i pallini soft air, calibro 6 mm, quelli di plastica, i classici che conosciamo tutti. Di conseguenza ci sono svariati modelli. Di conseguenza io preferisco i low cost perché si non compro solo modelli low cost, non compro modelli che costano un botto. Per esempio c'è, cioè, per questo punto sempre sui Jingkong e Cima, perché sono buoni marchi di low cost, non punto sui marchi più costosi come G&G, D-Boys e Cybergun. In conseguenza questi, però sono da come li ho attestati a lunghe distanze, sono abbastanza buoni da poter sono buoni da poter iniziare a giocare per le prime partite. Poi se volete un fucile con interni molto più elaborati, molto più potenti, da poter utilizzare anche con le lipo da 11.1, potete farlo tranquillamente. Però cominciate prima con questi qua, cominciate questi qui con quelli più economici, cominciate prima con questi, con uno di questi modelli low cost. Poi se vi piace proprio, se volete provarne uno più costoso, poi fate pure decidete di comprare un secondo fucile. È tutto questo, è tutto qui. Io purtroppo non sono amante dei fucili bullpup e persino dei fucili storici, quindi solo questi più moderni come G36, M4 e AK e MP5. Bene ragazzi, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.